la variabile di tipo cliente è una variabile reference, cioè riferimento in italiano. Quindi questa particolare variabile reference fa riferimento ad una struttura all'interno della quale ci sono tutte le variabili di istanza, cioè le variabili dichiarate all'interno della classe che sono private. E queste variabili sono proprio collegate a questa variabile e sono private per questa variabile. Questa struttura è l'oggetto, cioè l'istanza della classe cliente, alla quale noi diamo il nome che vogliamo. Inoltre, non posso dare subito un valore all'oggetto, ma devo costruirlo con l'operatore new usando un particolare metodo che si chiama costruttore. Il metodo costruttore ha lo stesso nome della classe e serve proprio per costruire questa struttura. Se questo metodo non ha parametri, come in questo esempio, le variabili di istanza assumono come valori i valori di default del tipo. Come devo creare i costruttori? Non c'è una regola fissa, in base alle esigenze. Quindi se appunto quando creo un cliente voglio che abbia un nome e un cognome, allora creerò un costruttore che ha due parametri, il parametro nome, parametro formale, e il parametro formale cognome. Così, quando qualcuno da questo programma o da qualunque altro programma va a creare il cliente, invoca il costruttore specificando il nome e il cognome. Grazie al passaggio di parametri, qua si passa ad eseguire questo metodo e si passano anche questi valori. Quindi qui avremo il nome che è uguale a Mario e il cognome che è uguale a Rossi. La conseguenza qual è? Che nella variabile di istanza nome, questa, viene inserito il nome Mario e che alla variabile cognome, variabile di istanza cognome, viene assegnato il valore Rossi. Per cui quando creo questo cliente, questa area di memoria che contiene i dati di questo cliente avrà nel nome Mario, nel cognome Rossi, mentre negli altri campi, poiché non abbiamo messo niente, rimangono i valori di default. Difatti, bella domanda questa. Difatti volevo andare avanti su questo dicendo, beh, però magari mi serve avere anche un costruttore che oltre a inserire il nome e il cognome, inserisce anche l'età. Cioè voglio creare un cliente mettendo il nome, il cognome e l'età. Beh, cosa faccio? Vado ad aggiungere un costruttore. Io di costruttori ne posso avere quanti ne voglio. Quindi qua aggiungo, virgola, int età. Quindi aggiungo int età e questo significa che quando creo l'oggetto al nome assegno il parametro nome, a cognome assegno il parametro cognome, a età assegno il parametro età. Quindi, sempre andando a vedere il mio test, posso creare un ulteriore cliente. Naturalmente non lo posso chiamare altro cliente, lo chiamerò cliente 2 e posso crearlo utilizzando il costruttore, quello che ho appena definito. E poi vado a stampare, tanto per vedere cosa c'è dentro, il terzo cliente è Paola Verdi con codice fiscale non specificato, indirizzo non specificato, età 20. Quindi posso andare avanti così, ossia continuare a creare dei costruttori quantitativi.
quanti ne voglio, però con un vincolo. Il vincolo è il seguente, guardate, ve lo faccio vedere subito. Supponiamo di voler creare un costruttore dove inserisco il codice fiscale e l'indirizzo. Quindi memorizzo il cliente, non metto subito nome e cognome, ma do la possibilità di crearlo anche solo con il codice fiscale e l'indirizzo. Quindi cos'è che devo fare? Devo dichiarare il creare il costruttore cliente. Poi come parametri devo passare il codice fiscale e l'indirizzo. Però potete notare queste belle righe rosse che segnalano un errore. Perché segnalano un errore? Perché possiamo andare a leggere cosa ci dice Eclipse, il compilatore. Ci dice che abbiamo duplicato il metodo cliente con parametri string e string. E già perché lui va a vedere non il nome delle variabili, non gliene importa niente del nome delle variabili. Guarda i tipi. E quindi non consente il compilatore di definire più metodi con lo stesso nome. E qui questi sono costruttori, ma sono metodi. Quindi più costruttori, più metodi con lo stesso nome, ma e anche con lo stesso numero e tipo di parametri. Perché a quel punto lì non saprebbe distinguerli. Quindi due metodi o più metodi che hanno lo stesso nome, lo stesso numero di parametri e lo stesso tipo dei parametri, due parametri, tutti e due stringhe, non li accetta. Mentre è possibile definire più costruttori, quindi più metodi in generale con lo stesso nome, a patto che abbiano o un numero diverso di parametri o tipi dei parametri diversi o entrambe le cose. Quindi devono differire per il numero e o il tipo dei parametri. E poi posso creare un costruttore che ha tutti i parametri. Quando vado a scrivere il mio programma, posso decidere di creare un cliente con tutti i dati specificati. Cliente 3, con tutti i dati, quindi Laura Neri con codice fiscale ABC. Non so che non è un codice fiscale, ma è tanto per inserire qualcosa, con indirizzo via X e con l'età. E faccio ancora un'ultima esecuzione. Qui vedete che l'ultimo cliente creato ha tutti i dati completamente specificati. Tutti i valori inseriti. Concetto fondamentale numero 3 che si chiama overloading di metodi e che dice appunto che in una classe si possono definire più metodi con lo stesso nome a patto che differiscano per il numero e o il tipo dei parametri. Questa proprietà si chiama overloading e un esempio proprio di questa proprietà ce l'abbiamo. Non so, nella classe Math, dove esistono numerosi metodi con lo stesso nome, tipo questi, però tutti si distinguono uno dagli altri, perché i parametri, vedete, sono tutti di tipo diverso.